Ci sono delle ricette che ho sempre tenuto un pochino in là, un po' per paura di non farle. Ah, sì, è comune denominatore forse con tutto quello che faccio, la paura di non riuscire a fare qualcosa, e molto spesso non riesco a farla. Anche perché mi viene il raffreddore e mi blocco a metà del guado. Però oggi voglio provare a fare un bel cosciotto di agnello, il cosciotto di agnello sull'Everdur Hub. Attenzione, perché in teoria dovrebbero servire tra le 2 e le 3 ore. Metti sullo spiedo, lui gira, tu sei lì, fai una birretta e sei a posto. In realtà, però, noi vogliamo rendere la carne pronta per avere poi un mix di sapore, un mix di gusto, un bel profumo e anche poi al palato qualcosa che possa, ecco, allietare la nostra serata, quella nostra e dei nostri commensali. Allora, passiamo da una marinata. Quindi dobbiamo partire al mattino. Al mattino perché? Perché serviranno 6 ore per la marinata, perché tutto funzioni. È una ricetta che ho preso sul sito del mondo del barbecue. Speriamo vada bene, poi ve la metto qui sotto, così almeno ve la potete dare. La potete dare un'occhiata. Le potete dare un'occhiata per capire se può fare per voi. Tutti gli ingredienti sono stati acquistati da Diana. Sono certo che avrà fatto un ottimo, ottimo, ottimo lavoro. Adesso quindi noi iniziamo a guardarci questo cosciotto di agnello, in attesa poi di accendere anche il carbone sull'Everdurab, che come sempre speriamo ci supporti al meglio per questa cottura. Allora, innanzitutto ecco la nostra coscia di agnello. Ovviamente è stata disossata, è stata pulita, io ho tolto soltanto un pochino di strato di grasso, cercando di pareggiarlo, ovviamente con approccio amatoriale, ma con coltello professionale, naturalmente in Ambrogio Sanelli. La nostra coscia di agnello arriva dal mini market delle carni di Verano Brianza. Mi raccomando, fateci un salto perché merita. Adesso cosa facciamo? Adesso vi dico invece gli ingredienti della marinata. Ecco gli ingredienti della nostra marinata. Abbiamo il prezzemolo tritato, ne dobbiamo fare ancora un po' perché ne servono 8 cucchiai. Ammazza. Poi 2 cucchiai di rosmarino, un pochino di aglio, sarebbe 6 nella ricetta, ma smorzo un pochino a 4, 250 ml di vino rosso. Una cipolla, 4 pelati, un cucchiaino di pepe nero, un cucchiaino di sale grosso e 2 cucchiai di senape che vedete già sul fondo. Adesso unisco tutto e poi frullo. Frullo, frullo, frullo. Partiamo ovviamente dal vino, almeno abbiamo un'idea di quello che stiamo facendo. 250 abbiamo detto. Eccoci qua, fatto. Poi aggiungiamo i nostri spicchi di aglio, il nostro rosmarino, ciao rosmarino, mitico, tutto quello che c'è ovviamente, ecco fatto, e poi andiamo anche a mettere la cipolla, però la cipolla probabilmente la tagliamo a metà, così meno si frulla più facilmente. Torno tra un secondo. Ecco, la vedete forse sullo sfondo, la nostra cipolla. Ho messo anche i pelati, aggiungo infine il prezzemolo. Adesso ragazzi, frulliamo tutto. Oh ragazzi, proviamo. Vabbè, vado avanti e finisco. A dopo. La marinata è venuta così. Abbiamo messo dentro un recipiente il nostro agnello e adesso non facciamo altro che andare a ricoprire con tutto. Lo lasciamo così per 6 ore mettendolo in frigo. Adesso ovviamente tra direi 3 ore lo giriamo così almeno si amalgama ben bene. Anzi, adesso gli do anche una bella massaggiata. E mentre stanno scadendo le 6 ore, abbiamo preso il nostro chebraccio bianco, l'abbiamo buttato dentro l'Everdurab, l'abbiamo collegato alla corrente e adesso diamo una bella accensione alla serpentina che diventerà incandescente, accendendo in meno di 10 minuti il nostro carbone. Evviva! Dunque, dopo 6 ore il mio agnello è diventato così. Ho già provveduto a rimuoverlo dal recipiente dove l'avevo messo, dal gastro, e soprattutto la marinata in eccesso l'ho raccolta dentro questa padellina. Perché? Ve lo spiego tra un attimo. Intanto devo legare, mamma mia, questo in modo tale da far entrare nello spiedo. Sarà da ridere. Vabbè. Allora ragazzi, non vi ho fatto vedere il lavoro di legatura perché mi vergogno, perché niente, non sono capace di farlo. Poi diciamo che non avevo una superficie così regolare da consentirmi un lavoro semplice, quindi ho fatto come ho potuto. Grazie ai 2 forchettoni dello spiedo dell'Everdurab, naturalmente ci siamo aiutati per incastrare la nostra coscia di agnello, che adesso facciamo andare con un'altezza 3, perché? Perché voglio un po' di calore leggero, voglio un po' di calore dolce, per cui non voglio spingere subito. Anche perché inizio molto presto a cucinare
oggi, quindi posso farlo andare anche 3-4 ore e non avrò raggiunto l'orario di cena. Andiamo avanti finché non raggiungiamo i 65 gradi interiori. Naturalmente nella prima ora non facciamo andare anche il meter, ce lo utilizziamo tra un'oretta, così almeno intanto avremo visto cosa sarà successo alla nostra carne. Lasciamo andare in modo tale che si accenda bene bene anche il carbone sotto e poi con grande serenità vediamo come viene. Ragazzi, a dopo. Ah, ovviamente dimenticavo una cosa. Adesso io rimetterò qui una delle due griglie perché farò sobbollire la mia crema, la mia marinata, e andrò a spennellare ogni tanto la carne in modo tale che non si asciughi. E viva! Ecco la nostra marinata, l'abbiamo fatta sobbollire per un minuto, si è anche un pochino ristretta. Adesso la facciamo riposare e poi la utilizzeremo per bagnare la nostra carnazza. E viva! Allora, è passata una mezz'ora da quando ho messo la mia coscia di agnello sopra lo spiedo e guardate che cosa sta succedendo. Ovviamente si sta ancora ben asciugando. Quando sarà un pochino più asciutta e quando avremo fatto riposare la nostra marinata, che come vi ricordavo prima abbiamo messo a sobbollire per un minutino, facendola restringere anche un po', andremo a spennellare proprio per non far diventare la carne secca. Carne secca! Quindi ragazzi, lasciamo andare. Ho aggiunto il meter, siamo già a 20 gradi all'interno, dobbiamo arrivare più o meno a 65, quindi abbiamo tutto il tempo che ci serve per fare un buon lavoro, sperando che riesca. Ragazzi, visto che è passata un'oretta, direi che è arrivato il momento di dare un primo giro di spennellata. Il primo giro ci impiegherò un quarto d'ora, tra l'altro, perché continuando a girare, ma che te giri, oh! E vedete che passiamo tutta la nostra marinata su tutta la superficie del nostro agnellazzo. Ecco fatto. Bene, 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 su tutte le parti. Oh là. Vuol dire che spennellare è una delle cose che mi fa più piacere in assoluto e che mi divertono di più. Una delle cose che mi divertono di più. Se magari spennello senza farlo cadere sulle braccia ardenti, poi direi che è ancora meglio. Vabbè, vado avanti e poi proseguiamo. Lo farò più o meno ogni mezz'oretta, ok? Almeno anche voi sapete che non lo rivedrete, però che continuerò a farlo. Andiamo avanti, va? A tra poco. Ragazzi, abbiamo finito. Adesso lo facciamo riposare 20 minuti chiuso in un gastro, in un vassoio, con la stagnola. Se lo facciamo riposare un pochino, riposiamo anche noi, va, che siamo cotti. Ragazzi, vedete cosa sto facendo? Sto togliendo il filo semplicemente perché non vorrei mangiare il spago che ho messo prima. Allora, adesso faccio una roba che non dovrei fare, ma ve la faccio lo stesso. Taglio centralmente e vediamo cosa è successo. Allora, bello rosa, qualcuno scriverà che è crudo, ma secondo me va benissimo. Per cui adesso provo a tagliare un pezzettino e me lo assaggio. Assaggiamo. Il bocco è sempre piccolo, È molto buono. È molto buono perché è buona la marinata, nella quale sento soprattutto il prezzemolo e l'aglio. Oltre al vino. Tagliamo tutto e poi ce lo mangiamo. E poi ne parliamo. Sicuramente il primo esperimento che abbiamo fatto con il cosciotto di agnello è riuscito. È riuscito per tre quarti. Avrei potuto, e lo dico a distanza, da quando l'ho mangiato, aggiungere forse un pochettino più di sale in modo tale che pareggiasse bene quello che ho utilizzato da un punto di vista aromatico, cioè l'aglio e il prezzemolo soprattutto. Le note però del vino, le note però del rosmarino, le note però della senape, le ho ritrovate tutte in un boccone che era particolarmente pregiato, in un taglio che è stato particolarmente apprezzato da tutti i commensali. Quindi un ringraziamento enorme va, oltre a Everdur che ha messo sempre l'hub, che piace sempre per il modo di andare, anche e soprattutto al mini market delle carni di Verano Brianza. Ripeto, andateci, fateci un salto perché ragazzi hanno una carne pazzesca. L'unica cosa che avrei dovuto controllare in alcuni pezzi è appunto la disposizione del pezzo, perché mi è rimasta una parte leggermente piegata
e quella non si è cotta al meglio. Non era del tutto cruda, però avrei potuto andare su ancora di 5 gradi per avere una bella cottura più al punto, piuttosto che rosa, no? Però insomma sono gusti, ragazzi, provate a farlo e vedete come piace a voi. A me l'agnello piace così, un pochino più cotto, però poteva certamente funzionare. Qui sotto tutti i riferimenti dell'Everdure Hub per capire se è il dispositivo che può fare per voi e anche ovviamente del mini market delle carni. In chiusurissima qui invece se volete iscrivervi potete cliccare sul logo di BB Cool e qui sotto invece se volete guardarvi un altro video potete farlo, altrimenti mettete soltanto un bel mi piace o mandatemi a quel paese. Ragazzi, un grande abbraccio come sempre, alla prossima!